Salve, questa è la recensione unboxing delle Nike Dunk Low Retro. Vedete? Che sono fabbricate in Vietnam. Vedete, la misura è 5,5 per gli uomini e la 7 per le donne, che corrisponde quindi a 24 centimetri per le donne, 23,5 cm per l'uomo, misura europea 38, britannica 4,5. Questa è la misura 5,57, la misura praticamente degli Stati Uniti. Vedete, il colore dice che black, sono bianche e nere. Andiamo a aprire lo scatolo. Vedete, qui sono le scarpe. Abbiamo un paio di lacci neri che sono già sulle scarpe, un altro paio di lacci bianchi, vedete, di riserva. Questa è la scarpa, vedete, sotto l'antiscivolo, vedete, c'è qualche difettuccio, vedete, nel senso che è arrivato, vedete, con delle macchioline, poi comunque sono dei punti. Vedete qui qualche rifinitura non è ben riuscita. E all'interno è leggermente imbottita qui nella parte superiore, invece all'interno no. La scarpa, la soletta può essere tolta, vedete? Qui mi dice tutte delle caratteristiche della scarpa, anche qui fabbricata in Vietnam. Davanti è leggermente bucherellata, quindi diciamo che pioggia forte, non sono molto adatte, perché l'acqua entrerebbe all'interno. La scarpa è un misto di pelle e tessuto. Vedete, qui davanti abbiamo pelle, ecco pelle. Il tessuto lo abbiamo nella parte superiore, qui c'è il tessuto. All'interno, se inserisco la mano, riesco a vedere il mio dito dai buchetti. Vedete, qui, anche qui ci sono pelle. Qui c'è un'altra etichetta che mi riporta le stesse indicazioni, vedete, mi dice la misura delle scarpe. Il prezzo è intorno ai 150 euro. Sono basse, però esiste anche il modello a stivaletto. Queste sono modello sneaker basse. Sono adatte, diciamo, per la stagione, diciamo, primavera, estate, autunno. Anche d'inverno, però, ovviamente evitare le piogge intense, perché comunque l'acqua entra all'interno. Calzano abbastanza comode, comunque all'inizio essendo nuove, comunque la scarpa deve prendere la forma. Vedete, qui ci c'è un'altra imperfezione, vedete? C'è leggermente, di un filo leggermente mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.